sono venuto qui, lo ricorderete, circa 3 mesi fa, ero, non avevo ancora assessori, ho fatto un sopralluogo, non dico un blitz, ma un sopralluogo, ero col rettore, ero col dottore Colletti, ho riscontrato delle anomalie procedurali di tempismo, cioè sostanzialmente non c'era un coordinamento effettivo, anche perché abbiamo scoperto che i subappaltatori non erano pagati dagli appaltatori, abbiamo dato l'indirizzo al dottor Iacolino, che abbiamo nominato giorni dopo come commissario di questa realtà, al quale dobbiamo tanto per la sua capacità, la sua iniziativa, abbiamo dato questa indicazione di pagare direttamente i subappaltatori e abbiamo finalmente sbloccato questo. Ci voleva poco, ci voleva buona volontà e capacità e volontà. Abbiamo, oggi è una giornata buona, bella per la nostra città. Noi siamo particolarmente sensibili come governo alla accentuazione della presenza dell'area d'emergenze, perché l'area d'emergenza deve essere come questa, ospitale, accogliente, perché accoglie il paziente in un momento traumatico, perché chi va in un pronto soccorso già soffre di per sé per il trauma. Sottoporlo anche un altro trauma derivante dalla pessima logistica, da lunghe attese quando si sta male, è un fatto, diciamo, che va eliminato. Oggi credo che la città possa contare, grazie alle istituzioni, agli sforzi di chi si è prestato a questa attività, di un'assistenza sanitaria migliore. Lavoreremo anche per migliorarla sotto il profilo dell'ospedalità pubblica. Quando il Presidente della Regione mi ha così convocato per annunciarmi l'intendimento di nominarmi commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Policlinico di Palermo, dopo averne parlato con l'assessore regionale Giovanna Avoro, mi ha subito detto quali sarebbero stati i miei obiettivi. Il primo obiettivo per il Presidente della Regione era quello di completare quest'area di emergenza che era stata consegnata alla ditta che avrebbe dovuto, così come in effetti poi gli ha svolti i lavori già nell'aprile del 2021 e che non era stata compiutamente realizzata. Il Presidente in quella circostanza mi diede due obiettivi. Il primo era completare in tempi stretti, ne parlammo con Giovanna Volo, questa area di emergenza. L'altro obiettivo che mi ha dato il Presidente, sul quale non potevo che condividere i contenuti, è quello di ridurre le liste di attesa. 3.400 metri quadri, ripeto, probabilmente tolto forse l'area hobby del civico, come pronto soccorso è il più grande della Sicilia occidentale senza ombra di dubbio, la terapia intensiva è al primo piano, le sale operatorie di chirurgia d'urgenza nuove 4 con altri 36 posti letto sono al primo piano, la cardiochirurgia è sullo stesso piano e quindi tutti gli interventi di area cardiochirurgica sono previsti anche qui nell'area d'emergenza, quindi sotto questo profilo la parte emergenziale degli interventi in urgenza, dove per urgenza si intendono anche le chirurgie e le medicine, sono tutti abbastanza, devo dire, rispettate in un unico blocco. Abbiamo visto anche dei sistemi che cercano di accorciare i tempi, il dottore Giuliano, che è responsabile del pronto soccorso, ha mostrato il nuovo sistema di invio delle provette. Normalmente gli esami viaggiano praticamente con dei pulmini e questo fa perdere tempo ovviamente della diagnostica. È chiaro che se non ho la diagnostica non posso dimettere dal pronto soccorso, non posso fare una diagnosi corretta e quindi anche questo banale intervento, ma significativo, riduce di molto i tempi di degenza. Il triage differenziato ci permette col codice arancione di seguire con maggiore attenzione e con maggiore rapidità quelli che sono i casi realmente complessi e che possono evolvere in pochi minuti. Quindi i codici gialli, il codice arancione, il codice rosso devono avere una priorità assoluta, i 15 minuti, 60 minuti o addirittura l'ingresso immediato come nel caso dei codici rossi. È chiaro che anche i codici verdi saranno rispettati e si avvantaggeranno di questa situazione, ma sui codici verdi e ancora di più sui codici bianchi il problema resta il territorio che dovremo sicuramente per cui dovremo prevedere a livello regionale un adeguamento a quello che sarà l'applicazione anche del nuovo DM77, il famoso decreto che sistema il territorio che il vecchio governo nazionale ha prodotto. Dall'ingresso dove è stato tagliato il nastro, lì arriveranno le ambulanze del 118,
Per quanto riguarda invece la movimentazione interna, se sulla destra vedete che c'è un altro scivolo dove praticamente tutte le nostre ambulanze sposteranno i pazienti. Siamo in grado di poter avere la risposta agli esami in 20 minuti. Perché abbiamo la posta pneumatica che in 40 secondi porta gli esami direttamente in laboratorio, che è vicino al pronto soccorso vecchio, quindi è quasi un chilometro. È una cosa bellissima.